Il totalitarismo si contraddistingue da un forte intento nel voler depluralizzare la società. Ecco, sì, praticamente la prima condizione del totalitarismo è quella dove non ci devono essere più pluralità, pluralismi. Cioè il totalitarismo vuole abbattere, togliere completamente ogni tipo di pluralismo. Nessuno può essere diverso dagli altri, nessuno può pensare diversamente dagli altri, nessuno può avere obiettivi propri, personali, diversi da quelli che il regime propone. Ecco, la differenza invece appunto che contraddistingue il liberalismo dal totalitarismo è proprio quella tale per cui gli individui possono invece avere fini personali, propri, anche possono condividere anche il fine degli altri, ma è sempre in modo spontaneo, mai in modo autoritario, mai in modo totalizzante. Quindi in realtà il liberalismo si contraddistingue appunto da una grande pluralità all'interno del suo mondo. Un libro molto interessante si chiama Arcipelago liberale di Chandra Kukatash, parla appunto di questo, no? Cioè del fatto che il liberalismo si contraddistingue dal fatto che esiste una possibilità degli individui nel poter essere liberi di scegliere per la loro vita, per decidere in quanto sono essi i detentori della loro vita e nessun altro. Il totalitarismo poi si contraddistingue da, appunto, l'abbattimento di fini individuali diversi per l'unico fine del regime. Sì, perché, appunto, la conseguenza di ciò che ho appena detto è questa, che il regime si instaura sugli individui e detiene gli individui come la loro proprietà. Quindi gli individui, non avendo più fini individuali, finiscono per divenire marionette del fine del regime, che li trattiene. Quindi non possono neanche più ragionare secondo le loro proprie logiche, ma devono entrare nella logica del regime. E quindi sviluppano ogni tipo di azione sulla base di ciò che il regime dice loro di fare. Non più uomini razionali, non più uomini individuali, non più uomini con una coscienza, ma la coscienza individuale viene appunto eliminata per far spazio invece alla motivazione del regime. Uomini quindi non più esseri umani, come direbbe la Hannah Arendt, ma portati ad adeguarsi alle condizioni del regime, ai suoi dettami, di fatto. Uomini tutti uguali. E il liberalismo invece non vuole questo. Cioè il liberalismo vuole l'incentivo alla diversificazione nel rispetto del diritto individuale. Quindi io ho una posizione diversa dalla tua, se ne può parlare, ma ognuno deve rispettare la sua posizione. Ognuno deve rispettare il diritto al prossimo, quindi liberalismo come libertà di espressione, libertà di appunto accettazione dell'altro, liberalismo come rispetto del diritto altrui, quindi non violazione del diritto altrui, come appunto rispetto del principio di non aggressione. E poi la cosa molto importante, la differenza anche molto importante tra il totalitarismo e il liberalismo è che nel totalitarismo il sistema totalitario vuole convincere gli individui che la gerarchia è quella proposta soltanto dal regime. Gli individui, lo dice benissimo anche Hayek, all'interno della struttura totalitaria, certo che concorrono, ma concorrono solo all'interno della logica del regime. E quindi la logica del regime li convince in modo autoritario, appunto, della sua logica, e gli individui pensano, finiscono per credere che questa logica sia giusta, sia la logica più giusta possibile, ma in questo modo essi appunto vengono modificati psicologicamente, quindi in realtà loro diventa in un certo qual senso anche una patologia, per cui credono che ciò che fanno sia la cosa giusta perché il regime è questo che dice di fare, non quindi più individui capaci di senso critico, ma individui spogliati d'ogni umano senso critico, a differenza invece del liberalismo che permette il senso critico, permette all'individuo invece di scegliere, di agire, di dire, di fare, essere spontaneo, e soprattutto il liberalismo che permette azioni individuali e azioni condivise sulla base della libera associazione, del libero dissenso, della libera associazione, della libera dissociazione, del libero dissenso. E quindi il liberalismo come sistema aperto, appunto, un sistema che garantisce l'individuo, che lo sostiene. Il totalitarismo come sistema chiuso, che annichilisce l'individuo per dar forza al piano univoco del regime. Dunque, il totalitarismo che si costruisce su un unico obiettivo da raggiungere, ecco, i sistemi totalitari amano, no, l'unico obiettivo da raggiungere. Di fatto
Non ci devono essere più fini individuali, perché cos'è il fine individuale se non tanti fini diversi? Siamo tanti individui diversi, ognuno di noi avrà fini diversi. I gruppi appunto nascono dal fatto che gli individui trovano dei fini collegati tra loro, magari comuni, e quindi si legano tra loro. Però ognuno poi si mantiene con il suo fine diverso, con i suoi obiettivi diversi. Ognuno di noi ha vite diverse, aspirazioni diverse, speranze diverse. È su questo che si contraddistingue il liberalismo, a differenza del totalitarismo, che invece vuole abbattere completamente le speranze individuali diverse per imporre l'unica imposizione, l'unica aspirazione, quella del regime. Del regime che tratta tutti nello stesso modo, tutti uguali devono essere. Non c'è possibilità di differenziazione e quindi una gerarchia non già basata sulla libera iniziativa, sulla spontaneità, sulla meritocrazia, ma una gerarchia basata sulla volontà univoca del regime. E quindi, in conclusione, di fatto, l'autoritarismo avviene all'interno del totalitarismo come metodologia per abbattere ogni umana considerazione, ogni umana possibilità e di fatto per rendere l'individuo un qualcosa, come direbbe la Hannah Arendt, di banale. Un qualcosa di banale perché appunto il totalitarismo si gioca sulla banalità del male, si gioca sul fatto che l'individuo non deve essere altro che una marionetta dedita ai suoi scopi. Il liberalismo invece vede tutto il contrario, vede appunto non già una conoscenza compiuta, com'è il totalitarismo, perché? Perché il totalitarismo, ponendo un unico obiettivo da raggiungere, vede una conoscenza compiuta, quindi, ritornando anche ai video precedenti, il totalitarismo si costituisce sul sapere di non sapere, ma non quello socratico, invece sull'ignoranza peggiore, tale per cui il totalitarismo impone un sapere che in realtà lui non sa. Il totalitarismo quindi pone delle condizioni facendo credere all'individuo che quelle condizioni siano giuste perché è lui che le pone. Una struttura quindi totalizzante in tutti i suoi aspetti, credendosi perfetta, imponendo una falsa perfezione sull'imperfezione del reale. A differenza invece del liberalismo, che sa perfettamente che il reale è imperfetto, il reale ha bisogno dell'imperfezione proprio per far maturare la conoscenza. Invece il totalitarismo vuole imporre un'unica conoscenza, o meglio un'unica ideologia, distruggendo ogni umano tipo di conoscenza e quindi ogni umana individualità, perché la conoscenza è la conseguenza dell'individualità. Al totalitarismo non piace il patto sociale inteso come individualità che si legano tra loro, o comunque sia individualità con scopi diversi, perché fin tanto che ci sono le individualità con scopi diversi, è chiaro che il problema non si pone, no? Cioè il totalitarismo non si pone in questo senso, perché il totalitarismo vuole annebbiare ogni tipo di conoscenza, ma se ci sono individualità diverse è chiaro che la conoscenza non può che proseguire, intesa come comprensione che esiste un'ignoranza. Ecco, al totalitarismo appunto non piace l'ignoranza, intesa come conoscenza, perché la conoscenza è una conseguenza dell'ignoranza. Nel senso che più noi comprendiamo, in senso individuale, che siamo ignoranti, più comprendiamo anche che possiamo conoscere sempre di più. Il totalitarismo invece vuole porre un'unica conoscenza, ma in questo modo un'unica ideologia, e quindi abbatte ogni conoscenza. Quindi il totalitarismo vuole garantire la certezza, quella certezza però che il liberalismo sa perfettamente non potrà mai essere garantita, o comunque non potrà mai essere garantita del tutto.